Novità di marzo 2023. Nella versione 50, i calcoli per le verifiche del punzonamento sono stati ottimizzati. Questo porta ad una significante riduzione dei tempi di calcolo. A partire dalla versione 51, è disponibile un nuovo modello di materiale. È stato sviluppato appositamente per le saldature. Consente un calcolo plastico di tutte le componenti di sforzo delle saldature, risultando così più efficiente. C'è anche una nuova libreria dei produttori di legno a strati incrociati. Questo può essere raggiunto tramite il tipo di spessore strati. La libreria include strutture dei pannelli di vari produttori. Oltre agli strati, ci sono anche le informazioni sulle adesioni e le riduzioni di rigidezza incluse. C'è anche un'innovazione del pannello. La vecchia funzione che completa automaticamente i valori tra i valori massimo e minimo è stata nuovamente implementata nel programma. Un'altra novità è che i rapporti di verifica delle cerniere plastiche possono ora essere visualizzati a colori. Grazie all'introduzione di questa funzione, è possibile visualizzare anche i criteri di accettazione. Come sempre, tutte le funzionalità pianificate e implementate sono elencate nell'area Extranet.